stadio saranno controllato dello stesso gruppo. Però sarà, non sarà di proprietà della Roma? Sì, sarà. Buongiorno Valentina Grippo, punta di diamante del Partito Democratico Romano. Conosco da tanti anni questa fanciulla che si sta facendo largo nella politica capitolina e sono rimasto un po' stupito nel leggere non solo la sua opinione ma quella di tanti suoi consiglieri, compagni di partito, consiglieri anche di altri partiti contro lo stadio di Tor di Valle. Buongiorno. Buongiorno, bueno, contro lo stadio no, non diciamo così anche perché sennò avrei un figlio contro, no, non è così, però noi semplicemente noi siamo stati entusiasti di accogliere il progetto, abbiamo, anzi io ero alla conferenza stampa di presentazione, lo siamo ancora, fra l'altro io facendo la presidente della commissione turismo penso che sia anche un'opportunità straordinaria di fare quello che Barcellona, Liverpool e altre città fanno da tempo di valorizzazione intorno allo stadio di tante cose, quindi per carità. Vero è che quando si passa dal progetto generico al piano di dettaglio, ovviamente il nostro compito di indirizzo, sì, ma anche di monitoraggio come consiglieri comunali è quello di controllare che poi tutti i servizi annessi ma e connessi che devono esserci ci siano, quindi le nostre... Ma quando ci fu quella presentazione non c'era già una idea di massa, non c'era già un progetto dettagliato? Sì, però diciamo quello che a noi ci spaventa, perché è una cosa che a Roma chiunque gira la vede dell'eredità di cose che sono avvenute in passato e che non succedono quelle cose dove le opere siano poi svincolate dai servizi, no? E quindi che anche i tempi e i modi in cui vengono realizzati diversi pezzi vadano di pari passo, quindi poi ovviamente i giornali ci mettono poco a fare la notizia, ma la cosa che noi abbiamo rappresentato è che c'è bisogno di sapere mese per mese che cosa vivranno i cittadini, perché chiaramente questa è un'opera fondamentale per la città di Roma. Ecco, ma cosa avete scoperto ora per cui c'è stata questa giusta, magari legittima levata di scudi che corrisponde a un'attività di controllo che prima non si sapeva? Cioè, cosa è arrivato in più? La volumetria? Diciamo che la volumetria è quella che ci aspettavamo, ma per esempio la percentuale di metri cubi destinati a uffici alberghi rispetto a quello che invece per noi deve anche essere servizio per la cittadinanza che ci sta intorno e valorizzazione turistico, sportivo, culturale dell'area ci sembra un pochino squilibrata, questo sicuramente c'è come prima analisi. Tradotto in soldoni, prendono pretesto lo stadio per fare un po' di speculazione edilizia? No. Se c'è questo rischio, no, noi dobbiamo sventarlo e quindi stiamo entrando nel dettaglio per capire, ovviamente l'amministrazione a Roma ha pochissimi soldi per intervenire sui vari quadranti, quando arriva una grande opera noi dobbiamo sfruttarli per migliorare pure la vita di chi ci vive intorno, no? E quindi se si costruiscono un milione di metri cubi di hotel, uffici e cosa ci chiediamo, ma all'intorno le strade, i servizi, gli asili, che cosa succede a chi abita a pochi metri da lì? Chiaramente noi amministrando la città non è che possiamo non ma questo è giustissimo, però la domanda che mi faccio è, c'è stata, io sarò uno spettatore esatto, c'è stata una presentazione in pompa magna, c'è stata la parola del sindaco, c'è un obiettivo di tempo che sono soldi, che sono 2 anni, che per qualcuno vorrà dire un piano economico, per qualcun altro la possibilità di vedere giocare Totti in quello stadio, ma è possibile che prima si fa la presentazione e poi si vede se l'opera va bene o no? È questo che mi lascia un po' perplesso, chi è che ha fatto questo errore di leggerezza? Cioè, forse Marino non doveva fare una presentazione con tutti i vertici della Roma, diciamo, col plastico e dire ecco qua lo stadio, lo facciamo, è pronto, che bello, in 2 anni sarà fatto e già c'è l'accordo economico e tutto. Beh, cioè, tu mi conosci qualche anno, io non c'ho imbarazzo a dire che sicuramente adesso io forse la considerazione che qualche dettaglio in più sulla fase di progettazione si poteva chiedere anche in quel momento. È chiaro che su queste cose, lo dico proprio sinceramente, da una parte c'è la necessità anche per gli imprenditori e per l'amministrazione di creare un circolo virtuoso anche di entusiasmo, no? che accompagni queste opere che hanno bisogno di investimenti, di cose, e quindi per carità anche di tempi certi, quindi che ci sia un momento di taglio del nastro in cui si dice ora si inizia a correre tutti insieme per costruire una cosa importante, ci sta. Ovviamente non,
noi non consegniamo a nessuno a scatola chiusa la possibilità di fare niente a Roma. Poi nel momento in cui uno deve fare una cosa, sul come, siccome più volte invece io me ne sono accorta anche a livello piccolo, quando si rifà una piazza, una cosa, c'è l'abitudine di consegnare a chi ha vinto un appalto le chiavi e poi fatelo un po' come ti pare. La parte di monitoraggio e di controllo vale sulle opere piccole, figurati sulle opere grandi. Se poi mi accorgo che quando tu inizi a operare e pensi di poter fare come ti pare, c'ho sempre il diritto di dire guarda, quest'opera non mi convince. Quindi, però io e te diciamo certo, ma una cosa che non è mai stata veramente esercitata, tant'è che noi andiamo in giro per la città è piena di piscine non finite, campi non finiti, box fatti senza che viene fatta la piazza sopra. Quindi io penso, è chiaro che poi magari il cittadino dice cavolo, voglio vedere Totti, però penso che sia anche contento di sapere che nessuno regala niente a nessuno, specie quando si tratta di... Poi siamo tutti contenti che giri l'economia, che si mettano in moto delle cose importanti per la città e tutto quello che hai detto, però con queste cautele. Penso che sia anche un fatto, un segnale che stiamo dando. Però l'idea generale. Non vorrei che poi 2 anni diventano 3, poi 4 e poi magari diventa un progetto che vacilla. Cioè, leggendo i giornali oggi improvvisamente, proprio da lettore non addentro all'iter burocratico, ho avuto l'impressione, prima era certo, è stato annunciato e adesso non c'è più. Beh, ascolta, io... Mi è sembrato che balli molto quando leggo... Tu fai un'osservazione che è stata la mia in una riunione in cui si parlava di questa cosa, ho detto tempi certi. Però dicendo tempi certi dico anche che per me non esistono due tempi, cioè il tempo dello stadio e il tempo della città. Tempi certi su tutto, cioè su quello che è lo stadio e su quello che è l'annesso e il connesso, capito? Quindi tempi certi, ma noi vogliamo vedere una progettazione dei prossimi 2-3 anni. Noi abbiamo detto, no? Mi ricordo che si diceva il campionato 2016 che già si sarebbe giocato lì, e mi auguro che sia vero, però questo per me significa pure che in quel momento ci stanno già i mezzi per cui con i quali mio figlio dal centro ci va, no? Perché se non c'è quello e c'è solo una cattedrale deserto, per me è un problema comunque, magari non da tifoso ma da amministratore della città, è un problema comunque, no? E quindi questo è anche un momento per, sai, c'è il momento dell'entusiasmo e poi c'è il momento in cui l'amministrazione e l'imprenditore, se uno ha la schiena diritta, diventano un po' controparti, perché noi dobbiamo ottenere dall'imprenditore più cose possibile a servizio della città, no? Quindi fa parte anche di questa dialettica, però è una dialettica costruttiva di chi questa cosa la vuole fare. Speriamo. Cioè, quello che vedo è che Roma è un gran caos, cara Valentina. Cioè, per chi legge sui giornali annunci, cose che si fanno, cose che non si fanno, cose che si dicono. Cioè, lo stadio qui è solo un simbolo, no? La città cantiere, i cantieri che si aprono e poi rimangono aperti a tempo indeterminato, per anni, per mesi. Pali che sfondano la metropolitana, entrano in una galleria e solo per miracolo non ci sono 30 o 40 morti. Cioè... capisco che sia difficile dirlo, però sembra una no, vista con la superficialità di chi non è dentro la macchina, sembra una città allo sbando. Beh, tu diciamo che su questa cosa, siccome sei attento, puoi vedere anche un altro elemento, che qui ci sta comunque una maggioranza e un consiglio comunale che comunque controlla il suo esecutivo, oltre che diciamo le controparti e i poteri forti della città, e quindi dice... Va bene l'annuncio, però noi vogliamo sapere, vogliamo tornare a esercitare, no? Come forse anche ma questo il è giusto, ma quindi non... Marino è stato, si è mosso con leggerezza. Diciamo che deve essere conseguente con gli annunci su questa cosa, e noi ci aspettiamo che non si conceda niente a nessuno senza controllare tutto quello che viene fatto, ma ce l'aspettiamo sì da Parnasi, ma ce l'aspettiamo pure dalla Giunta Capitolina, che controllino passo per passo, che perché alcune cose deve fare pure il comune, no? Non è che tutto in capo al privato, c'è una progettualità che deve andare a sostegno di questa cosa, sennò rischiamo che sia una cosa... bella ma non utile come potrebbe essere tutto qui. Se tu vedi insomma il fatto che vedrai anche i passaggi di questo bilancio, insomma c'è un consiglio comunale che ha deciso di esercitare fino in fondo il suo ruolo di indirizzo e di controllo anche sul piano di rientro della città. E il sindaco è contento di questo? Beh, insomma gli esecutivi non sono mai contentissimi quando gli altri poteri vogliono fare il loro pezzo, però poi penso che gli sono intelligenti. Quanto è vero che dietro questa ondata però di rigore c'è anche una campagna di stampa di Caltagirone, il costruttore eliminato che ha in odio Parnasi e ha grandi strumenti mediatici
per fare diciamo leva sulla città. Che ovviamente il fa un po' sorridere quando le battaglie ecologiste, no? Ovviamente un minimo di dialettica di quel tipo c'è, non, però a noi ci appassiona il giusto, per noi i costruttori tutti pari sono, siamo contenti sia che giri lì, io non sono una di quelle contro, se uno fa girare economia a Roma ben venga, insomma basta che lo fa nel rispetto delle regole della concorrenza e soprattutto con l'utilità. Io combatto quotidianamente con situazioni nelle quali sono state concesse le possibilità di costruire delle cose a fronte delle quali ci dovevano essere servizi, strade, cose, e la seconda parte non è mai stata fatta. Esempio? Da cittadino. Ma guarda, c'è il Vergata, no? A Tor Vergata abbiamo dei temi in tutte le centralità periferiche, a Tor Bella Monaca abbiamo un tema a Via Como, realizzati box interrati per 4 piani nel centro di Piazza Bologna, piscina finita mai aperta da 4 anni, cioè, ne abbiamo una quantità, perché manca il collaudo, perché manca il foglio, perché manca la cosa, e si è svincolato il diritto dei privati di vendere i box, di fare cassa, da quello di dare servizi, e questa è una cosa inaccettabile, no? Allora, su questo non si fanno sconti, benissimo che uno costruisca, benissimo che a Roma si lavori, perché insomma sappiamo tutti qual è il quadro dell'economia della città in questo momento, però non è che si può fare a spese delle future generazioni, perché si lasciano cose a pezzi, no? Non c'è dubbio. Va bene, grazie a Valentina Grippo, avete visto un esempio di una classe dirigente per nulla soggetta ai poteri forti, molto attaccata al tema del controllo, però controllo ed efficienza speriamo che restino insieme, insomma che non naufraghi questo sogno di vedere Totti nello stadio della Roma entro 2 o 3 anni. Che comunque dici, vi aggiornerò appena lo so, anche perché insomma ci tengo anch'io a vedere il capitano che giochi, vi aggiornerò, vi terrò aggiornati. Battere il record di gol in Serie A nel nuovo stadio, magari, con volumetrie contenute. Va bene. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. A presto, ciao.